cosa, sapete, vuol dire non soltanto tutto il sistema delle acque, quindi fiumi e torrenti, quindi 150 metri dalle sponde, ma le sponde dei laghi, e i laghi non sono solo i grandi laghi, ma sono anche i laghetti, e poi ancora tutte quelle aree che sono all'interno di parchi regionali o di parchi nazionali, e tutte le zone coperte da boschi e da foreste. E quindi evidentemente nella porzione diciamo montana e nord della Lombardia si tratta di aree da un punto di vista dimensionale assai imposte. E più ancora ci sono anche le zone archeologiche, le aree di proprietà dell'università, le aree legate ai musicisti, di cui tra l'altro non c'è all'oggi ancora una mappatura puntuale. Allora, la prima, diciamo così, una premessa, una cautela che è importante osservare, che nel leggere questa tavola vedete come è densa, no? Quanti sono i vincoli che si sovrappongono, giusto per darvi un'idea, tutti questi che sono, no, un retino tratteggiato, no, che sono tutti i vincoli di carattere areale ai sensi della legge 1497-39, quindi si tratta di solito di decreti di vincolo che stabiliscono già a partire dagli anni 50 che quell'area è un'area di non comune bellezza per le viste che si hanno da quel luogo, per la lussureggiante vegetazione, per le verdi vallate. Sono sempre delle descrizioni un po' da paesaggio di Heidi, no? Però di fatto anche spesso con delle motivazioni, anche se volete, relativamente vaghe, no? Cioè si possono avere tanti decreti di vincolo che si riferiscono anche a luoghi di fatto molto differenti, che però invece come declaratoria, come sapete si definisce, possono anche essere molto simili. Ecco, guardando questa carta, il dettaglio di questa carta, si comprende subito come il sistema delle tutele in assoluto, ma il sistema delle tutele in Lombardia, sia davvero una rete molto complessa. Quindi non si tratta di un territorio che è costellato di una serie di punti o di aree che sono state per ragioni diversificate a partire dall'inizio del Novecento oggetto di tutela, ma si tratta di un sistema integrato in cui in molte situazioni diverse ragioni, da delle ragioni più di carattere paesaggistico percettivo piuttosto che di carattere paesaggistico architettonico, piuttosto che di carattere naturalistico, sono state protette. Una premessa che va assolutamente fatta, di cui anche noi non eravamo consapevoli, altrimenti non sono sicura se ci saremmo mai imbarcati in questo lavoro, sono le banche dati. C'è qui con noi un rappresentante, no, della sovrintendenza, e sono i primi a essere consci di questa grossa lacuna che a livello ministeriale e poi a livello locale, tutti gli uffici di sovrintendenza, non esiste un censimento preciso di quello che è il patrimonio vincolato della Lombardia, né tanto meno di quello che è il patrimonio vincolato, no, della regione Lombardia. Questo vuol dire che, nello specifico, il lavoro di rendere cartografati tutti i vincoli ai sensi della legge 1497, era stato fatto dalla fine degli 80 e 90 dalla regione, quando la competenza anche per le autorizzazioni paesaggistiche, no, era dallo Stato passata alle regioni. Su un sistema che, se volete, un sistema consultabile, il sistema cartografico della regione, il sito si chiama SIVA, in cui trovate, no, andandoli a consultare comune per comune, le perimetrazioni di questi vincoli, di cui però talvolta sono, i confini non sono riportati in un modo, no, così preciso, talvolta sono allegati dei decreti che invece si riferiscono ad un altro vincolo, talvolta non risulta ben chiaro come vanno a connettersi nella situazione in cui
ad una porzione vincolata se ne è aggiunta un'altra, per esempio storicamente era vincolata la porzione costiera del comune di Cernobbio e con un successivo decreto tutto il comune di Cernobbio è diventato vincolato, per cui sono due decreti separati e cartograficamente invece ne risulta uno, poi invece risultano due numeri, quindi c'era una grandissima confusione, con anche delle imprecisioni consistenti tra quella che era la banca dati regionali, per non parlare delle banche dati ministeriali, su cui c'è un sito che si chiama SITAP, che però è aggiornato al 2010, un sito che si chiama Vincoli in Rete, che però è aggiornato al 95, che non è proprio come dire ieri mattina, un sito che si chiama IDRA, che però ha sempre che non funziona più e quindi tutti i dati non sono più recuperabili, e mi fermo qua, cioè nel senso che sennò potremmo parlare a lungo. Però questo per dire che la prima difficoltà, e questa è una difficoltà gravissima, perché visto che sapere dove è un vincolo vuol dire sapere dove devo chiedere o dove non devo chiedere un'autorizzazione, e dato diciamo il postulato che ci siamo posti, quello di rendere questo piano più agevole, più chiaro, più facile da utilizzare, già il fatto di non sapere dove questi, diciamo così, che il confine di questo vincolo deve essere qualcosa di tratteggiato perché non siamo così sicuri, no, della sua stessa entità, no, risultava un grosso punto interrogativo per partenza. Considerando anche che questi vincoli erano disegnati su una base cartografica che era la carta tecnica regionale al 10.000, che è dal 2004 che non viene più aggiornata, e adesso infatti tutto il sistema ufficiale cartografico della regione si basa sul DBT, che non è ancora completo, però è quasi completo. E quindi c'è anche questo scollamento tra un disegno di perimetri di vincoli che si riferiva ad una cartografia che ormai anch'essa in un certo qual modo storica. Questo quindi ha voluto dire una grande premessa, e come notate, sul fatto che dovevamo aggiornare i contenuti, quindi capire esattamente che cosa è stato vincolato, che cosa è oggi l'oggetto del vincolo, posto che, come dicevo molte volte, l'oggetto della declaratoria era un oggetto relativamente vago, appunto il vincolo per cui il territorio di Inveigo, come sapete sta in Brianza, no? La sud di Po, è vincolato è per avere una straordinaria vista sulla verdeggiante Brianza e su tutto il sistema delle culture agricole. Oggi di quella verdeggiante Brianza, di quel sistema di culture agricole, c'è evidentemente molto poco, no? E quindi l'aggiornare i contenuti della tutela vuol anche dire, ancora una volta, incompatibilità con la Convenzione europea del paesaggio, evidenziare come non solo il bel paesaggio, ma anche il paesaggio residuale, o anche il paesaggio da riqualificare, o anche degli elementi puntuali ancora rimasti, devono essere valorizzati e recuperati, e quindi abbiano una ragione della tutela, che sia una ragione di carattere compositivo. Ancora una volta, una definizione della scala adeguata di rappresentazione. Il piano paesaggistico del Piemonte ci ha messo 8 anni a ridefinire tutti i confini dei vincoli, che talvolta hanno dei riferimenti che sono dei riferimenti catastali, ma quindi al catasto del 1960, epoca, no? E quindi bisogna andare a recuperare quelle mappe catastali e poi georeferenziarle e riportarle sui confini di oggi. Ma talvolta i confini che venivano indicati nei decreti sono anche dei confini relativamente vari, no? Quindi la strada provinciale, che magari adesso ha cambiato percorso. E poi la strada provinciale dove? Alla mezzaria, alla destra orografica, alla sinistra orografica, no? E poi era la strada provinciale che adesso nel frattempo è diventata invece una strada locale o ha completamente cambiato di percorso. Come faccio a sapere qual era il percorso di quella strada nel 1960? Guardo le carte di GM, che per quanto precise sono comunque delle carte di scala 25.000 e che hanno 30 anni, 40 anni, si riferiscono a più comuni, sono anche magari aggiornate in epoca diversa. Non voglio farla lunga, però era, credo sia importante far capire che il tema vincoli, nello specifico, è il tema tutele, anche sul 142 abbiamo dei grandissimi,
già non sappiamo come definire il bosco, perché il bosco che secondo Garasso era il bosco da tutelare è evidentemente un bosco con un interesse paesaggistico. Se noi invece usiamo il bosco come da banca dati regionali, quindi delle aree coperte a bosco, sono anche il bosco da inselvatichimento di aree agricole, ma quello no, magari può avere un valore ecologico naturalistico, ma spesso non ha un valore paesaggistico. Piuttosto che il piombeto è un bosco, però di solito il piombeto è invece un'area agricola produttiva più che un bosco di interesse paesaggistico. E quindi su questo adesso abbiamo deciso di adottare quella che è una definizione di bosco data dalla legge forestale regionale, che identifica delle aree da sottoporre a piano, no, di indirizzo forestale, che invece richiede che il bosco abbia certe dimensioni, abbia una certa disetaneità, abbia una certa presenza, cioè che comunque sia stato fin dall'origine gestito come, no, un'area agricola, arborata, però con una selezione vegetazionale anche molto precisa. Tralascio tutto il tema delle aree archeologiche, su cui non abbiamo un punto di domanda, no, ancora, no, steso su gran parte del territorio, perché a parte degli elementi puntuali che sono spesso anche coperti dopo da un vincolo di carattere monumentale, ancora una volta le aree archeologiche da legge Barasso sono quelle aree potenzialmente di interesse archeologico, e quindi questo vale la pena di comprendere tutte le aree della centuriazione, quindi tutta un'area di pianura, però non è per nulla facile andare a definire fino a che punto, no, un vincolo d'area ai sensi dell'articolo 142 si possa estendere. Comunque, quindi, date tutte queste premesse, questa è una carta delle tutele che riportava anche quelle che erano alcune delle tutele invece di livello regionale imposte, in particolare tutta questa, questo colore rosa, era l'area che era il cosiddetto articolo 17, ai sensi del piano paesaggistico vigente, che andava a identificare quelle aree ad elevata naturalità. Ecco, questa tavola io vi la voglio mostrare per evidenziare come il sistema delle tutele in Lombardia è stato evidentemente definito in tempi diversi, per ragioni diverse, ma senza un progetto coordinato e definito, tale per cui tutte le sponde dei laghi, piuttosto che tutto il sistema delle tutele dei giardini o tutto il sistema dei paesaggi agrari di particolare interesse antropico è stato via via sottoposto a tutti. Si tratta più di identificazioni a spot, che non a caso, una volta sono le aree evidenziate in arancione, si vanno a concentrare lungo le sponde dei laghi, piuttosto che si vanno a concentrare in alcune aree della montagna. Però perché il territorio di Bormio, di Livigno e di Madesimo è coperto nella sua totalità da un vincolo di salvaguardia ai sensi della legge 1497 e tutti gli altri comuni a fianco degli stessi non sono coperti? Perché evidentemente per delle ragioni storiche si erano evidenziate, magari anche per situazioni di emergenza e di urgenza, di vincolare quel particolare comune e non il suo limitrofo, dove c'era un sindaco più attento e una pianificazione locale già più adeguata. Ecco, questo è quindi importante sottolineare come invece un piano paesaggistico della Lombardia abbia per esempio identificato delle aree cosiddette dello scenario lacuale, quindi comprende una fascia ben più ampia di quella che è la fascia di pertinenza della legge Galasso, perché arriva fino al crinale di costa, e su cui si deve operare, no? Si deve porre una maggiore attenzione, perché tutti gli IGT di quelle aree sono tra gli IGT che prima Luisa De Garzini diceva devono essere listati e ancora oggi esaminati all'interno degli uffici regionali, in modo che ci sia un maggior coordinamento, no, tra quelle che sono le prospettive di piano e quella che è una salvaguardia di un sistema paesaggistico complesso e continuo. E nello stesso modo queste aree di elevata naturalità, che erano fondamentalmente delle aree montane, ma non solo, perché c'erano anche delle aree che certe volte erano anche all'interno di comuni puntuali, no, in cui veniva riconosciuto un interesse, no, specifico
di quella particolare porzione di paesaggio dentro cui la naturalità doveva essere preservata. Ecco, questa tavola ci ha fatto molto riflettere sul fatto di usare questa occasione in cui per i nostri circa 900 decreti di vincolo si dovevano andare a definire dei decreti di carattere operativo, sul andare invece a definire dei criteri di carattere operativo che fossero maggiormente correlati alla pianificazione paesaggistica regionale. E quindi, anziché pensare a dei criteri, a dei 900 criteri puntuali, a creare delle macro aggregazioni che evidentemente partono da quello stesso patrimonio vincolato, ma che leggono quel patrimonio vincolato come parte di un sistema più ampio, in cui ci sono tutele, diciamo così, indirette, nel senso dell'articolo 142, tutele di carattere naturalistico o altre tutele di carattere regionale che, a parte quelle, alcune di quelle vigenti verranno confermate o altre invece ancora verranno, no, magari riviste o aggiunte, per andare a definire un sistema di tutele che sia maggiormente coordinato e soprattutto maggiormente integrato a quel progetto di piano che nell'ambito della revisione di questo piano paesaggistico si sta facendo. E qui voglio essere molto veloce, era di fatto da quello che è riportato sulla tavola, vedete appunto c'erano anche gli ambiti di elevata naturalità piuttosto che le porzioni, no, gli ambiti, no, della tutela del fiume Po piuttosto che dello scenario attuale, che sono delle tutele imposte dall'attuale. E qui vedete questo sistema, per esempio questa ancora una volta è la zona, no, del Gaghe di cui prima parlavamo. Tutto quello che vedete colorato di arancione, quello che è vincolato ai sensi della legge 1497, però adesso si interseca il sistema dei boschi con questo pallino verde, tutto il sistema delle acque, sensi della legge Barasso, con questi fiumi blu e quest'altra linea arancione, un sistema di parco regionale che arriva fino a questo punto e che ancora una volta è un'area anche vincolata ai sensi della legge Barasso, ma anche delle zone di elevata naturalità che sono queste con il segno rosa della regione. Questo è ancora un dettaglio della leggenda, quando chiuderò ci si mette un po' di tempo. Ancora vedete quindi che qua era stato specificato in questa leggenda quello che derivava dal codice e quello che invece derivava da un articolo, no, attualmente vigente del piano. Adesso la normativa del piano è in corso di revisione, quindi alcuni di questi articoli cambieranno, alcuni di questi articoli fondamentalmente andranno anche a confluire, per esempio l'articolo che riguardava la tutela paesaggistica dei laghi andrà in gran parte a confluire in quella che è la definizione del criterio di gestione per gli articoli 142 lettera, cioè che appunto si riferiscono ai laghi, pur magari con delle differenziazioni per il fatto che ai sensi dell'articolo 142 sono vincolati 150 metri e su questo il Ministero adesso è molto, no, preciso, dice 150 metri ai sensi di un circolare vanno misurati ai sensi della linea di battigia, considerando il lago nella sua altezza media degli ultimi 5 anni, cioè un po' da geometra, con tutto rispetto dei geometri, mentre forse nel caso della regione Lombardia noi andremo a specificare che è vero che il 142 è questa cosa qua, ma quello che noi vorremmo tutelare è invece un ambito più vasto dei laghi, che magari si ferma a 150 metri in alcuni punti, ma arriva a 300, a 400, a 500 in altri, che maggiormente segue quella che è la geomorfologia e il carattere di quei luoghi, andando quindi a definire per una normativa che fino a quella particolare riga ci sarà bisogno anche di un'autorizzazione paesaggistica, no, data dalle commissioni a seconda dei diversi livelli comunali piuttosto che regionali piuttosto che direttamente della sovrintendenza, ma ci sarà poi una norma che a livello, no, di piano potrà anche dire all'interno di quell'area alcune cose non possono essere fatte o possono essere fatte soltanto seguendo alcuni requisiti. Quindi diciamo, oltre al discorso dei criteri, il fatto di lavorare con una tutela che è una tutela, diciamo così, statale che si connette con quella
che invece è una tutela, anch'essa in revisione, di carattere regionale. Poi noi chiaramente stiamo parlando da tecnici, poi vedremo quanti politici ci metteranno delle X su quello che stiamo proponendo. Indubbiamente può essere un modo maggiormente integrato per la donna. Quindi dicevo, criteri di gestione coordinata. Quindi per esempio queste adesso sono dati di verde per renderli più chiari, questo è tutto il sistema dei vincoli all'intorno della Como. Per darvi un'idea, c'è un vincolo unico che parte da Codico, che scende lungo tutto il ramo dell'Ecco e che arriva a Como in questo punto qua. E la declaratoria di questo vincolo si dice che è la costa lacuale della Como, che partendo da Como attraverso il ramo di Lecco, seguendo la punta di Bellagio, arriva fino a Como, ma neanche specifica la fascia, no? Cioè dice che per la sua lunga bellezza, per il pregio. Allora, questa è una situazione in cui, tra l'altro, a questo vincolo, diciamo ideale, si sono poi nel tempo affiancati, associati, connessi tutta una serie di altri vincoli, sempre di carattere areale, che si riferiscono ad una porzione del comune, ad un intero comune, piuttosto che ad una fascia più ampia che corrisponde al comune. In questo caso è tutto il comune di Esinolario che è vincolato, che si connette quindi all'entroterra e quindi con un rapporto lago-montagna che evidenzia il passaggio da un paesaggio molto diversificato, per non parlare di tutti i vincoli di carattere, diciamo, delle cosiddette bellezze individue, che quindi sono tendenzialmente definiti, per esempio, per parchi e giardini connessi. Apro tutta una parentesi che poi, evidentemente, tutto questo discorso dovrebbe considerare anche tutte le tutele di carattere monumentale, tutte le tutele che si riferiscono ai beni storici architettonici, ma se abbiamo una vaga idea di quello che è il patrimonio vincolato paesaggisticamente, abbiamo un'idea molto più vaga di quello che è il patrimonio vincolato come patrimonio monumentale, perché non abbiamo un elenco dei vincoli o legis, quindi tutto il patrimonio pubblico, quindi nelle liste il castello sforzesco non c'è, e questo è un po' stupisce, però non c'è. Spesso le liste non sono fatte per vincoli, ma sono fatte per notifiche, quindi sullo stesso bene ci sono magari 12 notifiche perché si riferiscono a 12 proprietari. Non c'è un database aggiornato e quindi questo lavoro anche di integrare la tutela monumentale, chiaramente ha in questo caso una competenza esclusivamente di sovrintendenza, ma che poteva essere assai rilevante perché nell'andare a scrivere dei criteri di gestione di un vincolo, il fatto di sapere che lungo questo, all'interno di questo ambito vincolato per le ragioni paesaggistiche ci siano 10, 20, 30, 50 beni, no? Che hanno anche un valore storico, architettonico, artistico, archeologico, tutto che da rafforzare più una volta il nostro leggere, no? Le tutele come sistema. Ecco quindi il sistema delle aggregazioni. Quindi noi abbiamo qua evidenziato un grosso quali sono le nostre aree vincolate, ancora una volta con il verde più chiaro e con l'azzurro più chiaro sono tutte invece le aree tutelare ai sensi dell'articolo 142, abbiamo definito circa 70 aggregazioni di carattere geografico, tale per cui i 18 vincoli che interessano la sponda dell'Alto Garda sono un'unica aggregazione e invece i 45 dell'area centro del Basso Garda sono un'altra aggregazione, piuttosto che i 25 sul fiume Ticino, che sono spesso anche con delle stesse ragioni ripetute, no? Da un vincolo all'altro, sono un'altra aggregazione, mentre per le bellezze puntuali che si riferiscono nel 90% dei casi a giardini, in altri casi a viali, a roccoli e a qualche piazza, invece abbiamo fatto delle aggregazioni, so che è una parola che a molti non piace, però così ci intendiamo, di carattere tipologico, no? Quindi per categoria di beni, per dare dei criteri di gestione che si riferiscono appunto ai parchi, differenziandoli tra quelli privati, ancora privati e quelli privati o pubblici, perché hanno evidentemente delle modalità di gestione e delle problematiche di gestione ben differenti, e in alcuni casi evidentemente il criterio
di gestione riferito alla bellezza puntuale sul giardino, che però sta all'interno del criterio di gestione che invece si riferisce all'area geografica, ancora una volta risulteranno tra loro integrati. Ecco quindi una proposta di quella che sarà la carta delle tutele, in questo caso soltanto con quelle che sono le tutele, diciamo così, che derivano da altre enti che non siano la Regione Lombardia in questo momento, quindi tutte quelle che è il sistema delle tutele che deriva o da leggi nazionali, piuttosto che ancora una volta da zone vincolate perché siti di interesse comunitario, piuttosto che zone di protezione speciale, piuttosto che siti UNESCO, e di cui comunque notate ancora una volta la complessità e la ricchezza di questo sistema. Quindi, all'inizio pensavamo che il fatto di aggregare fosse anche una ragione, diciamo così, di tempo, ma piuttosto che scrivere 900 criteri, in questo modo ne scriviamo 80. Vista in termini di lavoro, è proprio invece l'opposto, nel senso che è molto più difficile andare a scrivere dei criteri per aggregazioni e andare a lavorare su un sistema che deve andare in un qualche modo a connettere quelle che sono delle ragioni molto diversificate, per cui quell'asta si proposta vincolo e magari non un male a fianco che ha comunque lo stesso interesse e significato rispetto ad andare a risolvere il singolo elemento. Allora, visto che è tardi, allora salto un po' i pezzetti e vi porto a far vedere qual è la scheda. Sulle schede dei criteri d'insieme noi abbiamo fatto questo lavoro che ha avuto tutta una premessa che è stato un fatto, come dicevo prima, di andare a rileggere tutti i decreti e riordinare tutto il lavoro a partire dal dato di base, perché c'è stato ripetuto da tutti i funzionari di sovrintendenza di cui abbiamo parlato che quello che fa fede è il decreto di tutto, quindi le ragioni della tutela, i confini, le date, in alcuni casi alcune indicazioni che si riferivano, che andavano a sottolineare, che andavano a citare degli elementi di particolare interesse all'interno di quell'area, siamo andati a ristudiarli facendo un lavoro piuttosto complesso organizzato con una tabella che adesso va a confluire sul sistema GIS che come Politecnico abbiamo elaborato. Adesso vedremo se come riusciremo dal Politecnico a farlo confluire nella banca dati regionale barra della sovrintendenza. Questo è un altro proprio magari ci riusciremo per avere comunque un punto di partenza in cui tra l'altro ogni cosa evidentemente potrà essere aggiornato, quindi avere una lettura, e in questa lettura abbiamo già anche individuato tutti i rapporti, quindi il fatto che quel decreto di vincolo ex no, legge 1497 andasse a confinare con un altro decreto di vincolo, piuttosto che con un'area vincolata 142, piuttosto che con una zona ZBS e così via. Quindi ancora una volta per leggere tutto il sistema delle tutele. La terza fase è una fase di attualizzazione del vincolo, quindi capire le permanenze e il livello di conservazione di quei caratteri paesaggistici citati o più o meno vagamente nei decreti e leggere i caratteri e i valori dell'area attualizzata, di cui abbiamo fatto questa lettura secondo quattro grandi categorie, che sono le categorie che venivano sempre citate nei decreti, ossia la ragione per cui storicamente il paesaggio lombardo, ma credo sia il paesaggio italiano, è stato vincolato, riguardava o dei caratteri naturali geomorfologici, quindi le cascate, no, il sistema delle acque, o i caratteri costruttivi, e quindi per esempio il sistema dei terrazzamenti, la distesa di uliveti o di vigneti, quindi diciamo così quello che è il paesaggio culturale, o dei caratteri architettonici urbani, il lavoro umano, la presenza di ville, nuclei storici, o dei valori estetico percettivi, le viste, le vette. Quindi questi quattro elementi sono quelli con cui abbiamo riletto sia per leggere la continuità, la complessità del sistema,
sempre a proporre delle revisioni delle tutele del sistema, e revisioni vuol dire evidentemente non togliere dei vincoli, cosa che se non per caso eccezionalissima non verrà mai fatto, ma sul trovare delle altre ragioni per cui quell'area debba essere tutelata, o trovare delle altre ragioni per cui, come diceva prima, no, Luisa Pedazzini, la tutela non sia solo una tutela conservativa, ma sia invece una tutela finalizzata alla riqualificazione, alla rigenerazione, al riuso, alla riproduzione, per arrivare a dare dei criteri che abbiano dei criteri, delle indicazioni di descrizione. Questa è la scheda tutta sviluppata, adesso invece la faccio vedere velocemente così come viene. Quindi questa è per esempio la scheda per il basso Garda, questo è il sistema delle aree vincolate ancora una volta ai sensi della legge 1497, sono tutti vincoli anche piuttosto datati, tranne quello di Sermione che si riferisce anche a tutto lo specchio lacuale, in arancione il limite, no, della legge 142, quindi della legge Galasso, e qui vedete una tabella che dice questo è il nostro codice, il nostro vincolo, l'estensione si riferisce a tutto il comune piuttosto che invece parziale di un comune, e le ragioni sono P come percettivo, M come naturalistico, A come architetto. Quindi da lettura, no, di quel decreto abbiamo trovato queste ragioni. In più si connette con delle aree vincolate 142 piuttosto che con delle aree simili, delle aree ZBS, dei parchi naturali, dei parchi regionali, dei parchi nazionali, tutto questo. E questa tabella viene ispirata, in questo caso solo un numero abbastanza consistente di vincoli, in altri casi possono essere 4-5 soldi. Qui ci sarà un estratto della carta che appunto riporta in questo sistema delle tutele, che è la carta che vi ho fatto vedere prima, e questa è la lettura critica, ossia abbiamo detto che è un sistema che si connette con delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, piuttosto che all'interno di quest'area ci sono dei gessiti, ci sono dei siti UNESCO, quindi questa è la lettura, l'individuazione delle tutele sempre di livello sovracomunale di gente, ancora una volta per evidenziare la rete che già esiste e può essere iniziata. Abbiamo poi deciso di, per attualizzare il titolo, di confrontare una situazione attuale, questa è la foto aerea del 2012 con la foto aerea del 1954, che non osservano commenti, tenendo conto che tutta quest'area era vincolata dal 1958, no? Quindi quando prima si diceva che la tutela paesaggistica non ha proprio tanto tenuto, guarda che cosa è diventata Sirmione con tutta quest'area, questa penisola, ormai qua è tutto, no, un nucleo attaccato all'altro, no? Tutta questa zona di Padenghe, di Soiano, no? Quindi di fatto con una situazione di trasformazione molto consistente. Inizialmente pensavamo di tenere come riferimento, come aveva fatto per esempio la regione Piemonte, l'IGM della fine dell'Ottocento, abbiamo deciso che invece era meglio considerare le foto aeree degli anni 50, sia perché è il momento in cui, no, il bene è stato vincolato, e perché di fatto questi 60 anni, no, già ci bastano e ci avanzano per dimostrare la trasformazione dell'area e quindi la necessità di una sua attualizzazione. Ma ancora guardate tra l'80 e il 2007 quanto è stato costruito. Questi non sono dei dati, quindi sono solo, no? Per quello che è rosa è vivendo, quello che è verde è vivendo, quello che è grigio è urbanizzato. E qui guardate quanto urbanizzato è cresciuto. A questo punto è, ancora una volta, secondo queste quattro, no, grandi categorie di caratteri naturali, di caratteri costruttivi, di caratteri architettonici, di valore estetico percettivi, leggere quello che oggi permane, o quello che invece, quale possono essere delle ragioni che anche se non citate nei decreti, sono invece delle ragioni che noi oggi andiamo a leggere come aree da salvaguardare. Ancora, andiamo quindi ad evidenziare qual è una continuità, la complessità del sistema che può essere quindi rivista con delle proposte di revisione. Quindi qua dicevamo con delle aree tutelare ai sensi dell'articolo 143, perché questo è quello che il codice prevede, che potrebbe essere quello stesso articolo di aree di elevata naturalità piuttosto che di aree interstiziali,
come molto bene prima faceva notare Andrea, si è notato che in molti casi il problema sta anche sul confine, no? Fino a un punto l'area vincolata, in alcuni casi magari il vincolo anche tenuto, ma al di fuori dell'area vincolata, ai 151 metri, tutto è stato costruito. Allora, in questo momento, nella proposta di revisione, una più attenta tutela a livello regionale potrebbe avere cosa che succede in quelle aree di produttori, soprattutto per tutti quei caratteri percettivi che evidentemente non si fermano al limite del tempo. Ecco, quindi per finire, gli indirizzi vado a identificare per le diverse fasce, in questo caso individuate. Mi sono dimenticato di dire che evidentemente nello scrivere le descrizioni, gli obiettivi, le direttive, gli indirizzi per gli ambiti di paesaggio, si terrà conto di quelle che sono le aree vincolate all'interno di quegli ambiti di paesaggio. E noi devo scrivere i criteri di gestione, che sono, diciamo così, autonomi in aggregazione a quelli che sono gli ambiti di paesaggio, teniamo evidentemente conto all'interno di quale ambito di paesaggio ci troviamo e quindi gli obiettivi, per esempio, di qualità paesaggistica o di riqualificazione o di esigenze di rigenerazione evidentemente hanno una ricaduta anche sui criteri di gestione dei titoli, che però sarà di un pacchetto, diciamo così, autonomo, separato, ma perché questi dovranno essere validati anche a livello ministeriale e rispetto al piano avranno una loro autonomia e quindi per dire anche rispetto a tutti gli elementi normativi dovranno essere ripetuti e ripresi per arrivare ad un livello in cui, diciamo, come non so, il sistema delle ville e dei giardini, questi sono gli interventi che potrebbero essere ammessi. Qui siamo ancora nella fase in cui abbiamo dato degli indirizzi che sono ancora relativamente validi, cioè vogliamo evitare il consiglio del buon padre di famiglia, non fate degli interventi che siano compatibili con il contesto, perché questi evidentemente lasciano il tempo che trovano. Voglio sapere qual è l'architetto che ha per progettare il più impattante edificio dice che sta creando una costruzione che non è compatibile con il contesto. Dall'altro lato, evidentemente, non possiamo arrivare ad un livello di dettaglio sia per la scala su cui si sta lavorando, sia per la complessità, no, dello stesso territorio esaminato, di dire non puoi, no, avere una recinzione più alta di tot piuttosto che. E quindi, evidentemente, si dovrà, come anche in altre regioni abbiamo visto, è stato fatto, operare con degli obiettivi di qualità, evidenziando quali sono quelle aree in cui la lettura di questo stesso sistema di tutele, che mette per esempio in evidenza il fatto che in alcune aree c'è una compresenza, in cui ci sono diverse motivazioni di salvaguardia che derivano dall'articolo 142, dall'articolo 136, dalla presenza di una città di essa, dalla presenza di un sito SIC, dalla riserva regionale, tutte queste ragioni rendono quell'area di così particolare pregio e interesse che anche la cogenza della norma potrà essere evidentemente più forte. O dall'altro lato, situazioni in cui il livello di attualizzazione abbia dimostrato un livello di trasformazione molto più consistente e dove quindi i criteri di gestione saranno più dei criteri che andranno in un certo qualche modo a riprendere o a rimandare agli criteri di pianificazione finalizzati a delle modalità di rigenerazione, di riconnessione più che di conservazione di quell'elemento di valore un po', diciamo così, svalorizzato. Ok? Scusate la... Buonasera, questo punto a tutti. Allora io avevo pensato e ho portato alcune slide che riportano di fatto alcuni passaggi del codice a cui si fa riferimento per quanto riguarda la pianificazione paesaggistica, proprio perché l'argomento di oggi era il piano paesaggistico regionale. In realtà, indipendentemente da quello, mi sembra utile fare un attimo una premessa che dà anche ragione di tutta una serie di cose che sono state dette.
perché stanno in fondo alla base del fatto che oggi la Regione Lombardia, così come le altre regioni italiane, si trovano ad affrontare la pianificazione paesaggistica in una certa dinamica e secondo certe questioni, soprattutto per tutti quegli aspetti che ha descritto Alberta in relazione alle tutele. Sostanzialmente cosa succede? Giustamente più volte si è detto che il piano paesaggistico è gestione, è trasformazione, è una visione dinamica del paesaggio. In realtà bisogna sempre tener conto che quando parliamo di paesaggio a partire da un sistema di tutela, perché da sempre, storicamente, i primi a parlare di paesaggio e i primi a parlare di piano paesaggistico sono state le norme di quella legge di tutela. Il piano paesaggistico compare in Italia nel 1939, la nazione che per prima parla di piano paesaggistico, e ne parla all'interno della legge Portale nel 1497. Ovviamente dicendo che doveva essere dato il piano paesaggistico, né come, né chi, né dove, né quando, né perché, ovviamente nessuno l'ha fatto, ma storicamente era veramente una visione molto avanti per i tempi. Però questo ti dà già la dimensione del fatto che piano paesaggistico si inizia a parlare in Italia all'interno della tutela, come se le due cose avessero comunque una stretta correlazione, ce l'hanno, poi la cosa si è sviluppata acquisendo contenuti e consapevolezze diverse, però di fatto la prima volta se ne riparlerà nella legge Grasso, e questa volta dicendo che è la regione l'ente che dovrà, però anche qua abbiamo fatto correre, vediamo sotto i punti, prima che le regioni prendessero in mano questa cosa, proprio perché è una materia che contestualmente non si sviluppava con la stessa consapevolezza con cui si sviluppava invece la tutela sui manufatti architettonici, sui beni culturali. La cosa importante è il fatto che nel 2004 finalmente si sapete, il codice dei beni culturali e paesaggistici mette insieme le due questioni, e soprattutto una cosa non da sottovalutare: si parla di beni paesaggistici all'interno della tutela, si parla di paesaggi all'interno della tutela in Italia, perché di fatto i beni paesaggistici sono beni culturali. Cioè, questo è un passaggio concettuale fondamentale, per cui mentre in altre nazioni europee il paesaggio sta o sotto l'ambiente o sotto una disciplina autonoma che viene di terra, che è quella del paesaggio, in Italia il paesaggio ha una stretta correlazione con la tutela, ce l'ha culturalmente e comunque continua a mantenerla, per quanto all'interno del codice dei beni culturali si parla di paesaggio, ma è di paesaggio culturale, accettando la denominazione della aspetto culturale intrinseco al concetto stesso di paesaggio, per cui non è necessario ribadirlo, no? Perché quando si parla di paesaggio si parla comunque anche di aspetto culturale. In Italia ovviamente questo raggiunge la potenza per la densità storico-costruttiva del nostro paesaggio stesso. Di conseguenza c'è questo strettissimo legame, e anche il discorso del piano paesaggistico con la tutela è fortissimo, perché la disciplina di come oggi il piano paesaggistico essere redatto affinché sia operativo sul territorio e sostitutivo di altre forme di tutela del paesaggio, che sono quelle ancora in vigore, poi vi dirò quali, passa attraverso gli articoli di legge del codice dei beni culturali e paesaggio, quindi della normativa nazionale di tutela. Non è all'interno della normativa urbanistica, non è all'interno della norma di altro, è all'interno della norma di tutela. E questo è un aspetto non indifferente. È anche vero che il sistema della tutela in Italia ha una sua caratterizzazione molto specifica che deriva dalla sua storia, per cui in realtà il piano paesaggistico che verrà redatto dalla regione è un piano paesaggistico che supera i confini della tutela, come giustamente vi è stato detto. Il piano paesaggistico è uno strumento moderno, vuole essere uno strumento moderno, uno strumento capace di gestire le trasformazioni, perché il paesaggio è una trasformazione, quindi non si può pensare alla gestione del paesaggio consolidando, cristallizzando delle situazioni, ma è nella gestione delle trasformazioni. E quindi comprende tutto il territorio, in questo caso della regione. Quello che compete alla tutela, nello specifico in relazione al Ministero dei Beni Culturali, alle sovrintendenze, che di fatto sono poi gli organi operativi tecnici di gestione della tutela, riguarda invece solo i beni tutelati, che è diverso. Quel famoso 50% del territorio nazionale, nel senso che
l'azione del Ministero e anche il rapporto di collaborazione, di coinvolgimento nella co-pianificazione, perché il piano paesaggistico per l'area dichiarata va co-pianificato, dice la legge, quindi dall'interno del Ministero e dalla Regione, ovviamente riguarda quel 58% e non l'altro. Quindi c'è un incrocio sempre molto particolare, perché di fatto chi si occupa del paesaggio all'interno del Ministero si occupa solo delle aree sottoposte a tutela e non di quelle adesso concrete, escluse. Però la visione che cerca di portare avanti oggi il Ministero e il codice in espressione è una visione di consapevolezza del fatto che il paesaggio non si ferma al limite dell'ambito tutelato e cerca di gestire in questa maniera complessiva. Molto purtroppo, fin tanto che il piano rimane in questa situazione, cioè non come giocato come in Lombardia, ma come nel 90% delle regioni italiane, abbiamo giocato solo Puglia, Toscana, Sardegna. Lo stanno piantando. Ah no, non ancora, perché alcuni risultano che comunque... E due volte neanche lo stanno. Neanche due, alla fine Puglia, Toscana e forse la Sardegna. La Sardegna. La Sardegna. Sono tre regioni pensate su 20, quindi avete via della difficoltà che comporta redigere un piano paesaggistico rispondente a quello che noi diciamo. Perché? Come vi dicevo, noi deriviamo un sistema di tutela da un'impostazione molto precisa, che è quella delle leggi del 39. Le leggi del 39 che individuavano degli ambiti sottoposti a tutela e sulle quali applicano la tutela, quelli che una volta si chiamavano vincoli e che oggi non chiamiamo più comitali, se non solo per capirci perché rimane nel lessico corrente, però individuava degli ambiti di tutela, che possono essere degli specifici civici oggetti o delle porzioni di territorio, a seconda se era la legge del 39 o la 1400. E su questo si sta tutto il resto su Leones che era fuori dalla questione. Noi di fatto ancora seguiamo questo modo di essere, per cui noi operiamo in questi ambiti, i piani gestiscono il territorio del complesso. A un certo punto però il codice, dando la definizione di paesaggio, che è quella poi ripresa paesaggio, inizia a, sulla scuola della Commissione Europea del Paesaggio, introdurre, a riprendere anche un concetto che avevamo comunque, su quella della pianificazione. Questi sono i piani paesaggistici, che cosa sono, i modi d'arte che si distinguono, e quindi li avete sentito nominare, in articolo 136 e articolo 142. Articolo 136, porzioni di territorio perimetrate riconosciute con un specifico decreto di vincolo. Decreto di tutela, decreto ministeriale, una volta si sarebbe detto di incontro. C'è un'area, è individuata, che può essere un territorio comunale, la faccia alla quale secondo i criteri, e appartiene a queste categorie, e lì tu sai che sei in ambito esposto. Poi ci sono gli articoli 142, che sono le derivazioni da rastro, 100 metri dalla costa del lago, 150 dei fiumi, sopra una certa quota le alpi, sopra un'altra, le zone umide, vulcaniche, eccetera. Due tutele diverse e su queste appunto si applica la tutela attraverso il sistema delle sovrintendenze. Il piano paesaggistico è quella parte in più, quel riconoscimento da parte del Ministero dei beni culturali del fatto che il sistema delle tutele per ambiti e per controllo della singola organizzazione per quanto riguarda il paesaggio non è sufficiente, non funziona. E gli esempi che abbiamo visto e tutti gli esempi che noi abbiamo di fronte lo dimostrano nel senso che comunque valutare il singolo intervento rischia di non consentirti la visione complessiva della porzione di territorio che tu stai nel tempo. Le impostazioni culturali e il modo di concepire il paesaggio sono cambiate e quindi anche le valutazioni storicamente sono cambiate, perché prendendo consapevolezza di anche le valutazioni sono cambiate, questo sul territorio si vede. Contemporaneamente, siccome sul territorio liberale non c'è solo chi fa tutela, ma c'è chi anche fa gestione urbanistica del territorio, diciamo che gli incroci delle competenze non sono sempre stati dei più felici, perché ci ricordiamo il decentramento, che poi deriva da una
scelta del Ministero che a un certo punto dà la tutela, come mantenendo la tutela residua sul paesaggio, alla Regione, le Regioni l'hanno data ai Comuni, tu trasferisci una materia molto sensibile che è quella della gestione paesaggistica agli enti che oggettivamente non erano pronti ad accogliere questo tipo di responsabilità. E questo determinato nello spezzettamento dei piani anche lo spezzettamento delle tutele, lo spezzettamento delle visioni, lo spezzettamento degli interventi, per cui tu sei sulla strada, da una parte il comune dice giustamente l'operazione ha messo un livello di tutela 5, cioè altissima sensibilità, per cui non fa niente, ma di fronte c'è un casermone di 80 piani, perché dall'altra parte è deciso che invece non è così. Chiaro che consapevoli di tutto quello che ha detto, nel 2004 il codice parla esplicitamente di piano paesaggistico e dà delle indicazioni di metodo, di come deve essere redatto, quali devono essere le procedure, eccetera. Procedure che devono portare a una copianificazione, quindi una pianificazione fatta dalla Regione attraverso una serie di, non entrerò nel merito di come è previsto, come fare i contatti tecnici che devono controllare e fare, però di fatto deve portare a un piano che poi viene firmato e sottoscritto da Regione Lombardia e Ministero, che nel momento in cui è operativo, di fatto vedremo anche come, trasferisce l'antica al piano, perché i pareri delle sovrintendenze che attualmente sapete dal 2010, questo è un aspetto importante da ricordare, dal 1 gennaio 2010 sono vincolanti delle sovrintendenze, non lo saranno più, sarà solo obbligatorio, da capire cosa servirà, ma di fatto le sovrintendenze, il Ministero ridà di nuovo, diciamo, palla di nuovo alla Regione come aveva fatto prima. Il problema della Regione con il Comune, il problema della tutela. Perché cosa è successo? Nel passaggio di delega su delega, prima la Regione e i Comuni, ovviamente il Ministero non ha più espresso parere di merito tecnico, cioè non valutava più la compatibilità degli interventi, aveva solo un residuo a verifica di legittimità che è sempre la tutela residua. Quindi fino al 31 dicembre 2009 fatto tutte le valutazioni dei progetti sono state fatte all'interno o delle regioni o delle province o dei comuni a seconda delle diverse regioni che avessero subdelegato. Perché a un certo punto, al 1 gennaio 2010, rientra la tutela di fatto nelle sovrintendenze con parere di merito tecnico, una serie di questioni che si sono scatenate? Perché questa delega agli enti era temporanea, nel senso, dice, voi avete questa cosa, ma tanto perché dovete in una tal data, che era il 2006, che poi è diventata il 2008, che poi è diventata il 2010, dovete copianificare. Alla terza proroga il Ministero ha detto, vabbè ragazzi, quando si copianifica non ci riprendiamo la tutela, perché sul territorio nel frattempo è successo un diverso mondo. Questo non mi è servito molto perché siamo ancora qua, e perché oggettivamente copianificare, però avete visto, la revisione un piano paesaggistico soprattutto per regioni come quella nostra nello specifico, con una dimensione che è quella della regione Lombardia, con una pressione antropica che è il doppio di una nazione europea come l'Austria, con un sistema paesaggistico che è estremamente complesso, non perché le altre regioni ci hanno più semplice, nessuna regione ci ha più semplice del nostro, questa è diversa la dimensione, ma è quello caratteristico del paesaggio italiano, che ha una continua trasformazione in dimensioni spaziali microscopiche, per cui noi in quello che può essere un nulla in Inghilterra, dove al massimo se ne è entrato e uscito dal campo di Tizio, dal campo di Caio, cioè dall'allevamento di Tizio dal campo di Caio, abbiamo fatto almeno 8 tipi di paesaggio, con una costruzione storica, con un stato storico, con un palinsesto, una presenza di beni culturali complessi. Quindi tutti questi aspetti di fatto stanno rendendo non semplice alle regioni la copianificazione. Copianificazione che però è ovviamente l'obiettivo, ma è un obiettivo prima di tutto di tutela, al di là del fatto che ci sia una norma che lo prevede. Perché il Ministero, e ne siamo consapevoli noi che ci lavoriamo come funzionari, la tutela del paesaggio non la facciamo certo dicendo sì o no al signore, noi lo vediamo tutti i giorni, mettiamo pezzi, tamponiamo i
dai peggiori, cerchiamo di sperare di far capire come si deve fare un progetto in ambito su proposta della paesaggistica, non perché ci sia una soluzione che è la nostra, ma semplicemente quali sono gli obiettivi di priorità quando devi comunque intervenire o con un nuovo intervento o con una trasformazione su un'area che ha uno specifico decreto di tutela, quindi ha degli obiettivi da raggiungere o da mantenere. Lo sappiamo perfettamente, non funziona, non ha funzionato, non funziona e non funzionerà. È un mettere pezze, perché ti muovi poi all'interno di una pianificazione che, non avendo recepito le problematiche paesaggistiche, perché ovviamente i piani di governo del territorio locale dei problemi paesaggistici hanno normalmente un fatto, è inutile che ci vediamo, possono avere delle analisi di studio meravigliose, ma poi dopo, da lì a dove mettono gli ambiti di trasformazione, non c'è nessun collegamento logico, perché ovviamente seguono altre dinamiche che non sono quelle della tutela, non sono neanche quelle di una pianificazione ragionata, e di conseguenza non porti scontri con questa realtà, molto spesso finisce a discutere della tutela del paesaggio in un'aula di un tribunale, davanti al TAR, e tutto può accadere nel mondo. Quindi, consapevoli, non solo perché c'è una legge che ce lo dice, ma consapevoli nella quotidianità che la procedura normale, la comunicazione di valutazione di priorità paesaggistica dei singoli progetti, di fatto non fa tutela sul territorio, non costruisce un territorio di qualità, non riqualifica il territorio, il piano paesaggistico è ovviamente la soluzione. La soluzione che deve però rispettare delle precise indicazioni date dal codice. Indicazioni che sono estremamente dettagliate, quindi ho portato l'articolo 143 che ti dice tutta una serie di cose che il piano paesaggistico deve contenere. In questo punto che è stato già detto, c'è la ricognizione di tutti quelli che sono i beni tutelati paesaggistici in primis, sia che sia l'articolo 136, l'articolo 142, quindi anche con tutta la problematica dell'individuazione delle superfici esatte, del lavoro che si deve fare, perché voi tenete conto che ovviamente le definizioni dell'articolo 142 sono genericissime delle ex galasso, come diceva giustamente anche sul 136, perché molto spesso sono, diciamo che si buttano fuori generalmente arabica, e credo che queste aree articolo 136 tra la seconda metà, la metà degli anni 50 e la metà degli anni 70. In quei vent'anni ne vengono buttati fuori in quantità esorbitante, perché sono gli anni del buio economico, sono gli anni in cui sotto gli occhi si vede distruggere il paesaggio italiano. Non è un giudizio di valore, ovviamente, che è il momento in cui i paesaggi, se voi prendete il libro del Turing del paesaggio che è stato fatto nell'inizio degli anni 62, mi sembra, se non ricordo male, e guardate le foto, c'è da impallidire, perché 10 anni dopo quella cosa lì c'era più, i paesaggi italiani sono stati in 10 anni trasformati. Poi abbiamo avuto tutti 20 anni, cioè soprattutto a cavallo con la metà degli anni 90 e 2005, che sono stati altri 10 anni, poi un po' di dire, ma questo è stato un mondiale che è abbastanza. Però diciamo che quelli erano proprio gli anni, la metà degli anni 50, la metà degli anni 70, il nostro territorio scompariva a una velocità che per chi ovviamente vedeva questa cosa doveva, e chi aveva a cuore comunque il paesaggio, aveva già una consapevolezza del paesaggio devastante. Per cui escono a raffica, però escono in un modo estremamente banale e semplice, inficiati anche da una forte visione estetica, perché ancora tutta la riflessione del bene culturale ad avvenire, la commissione Franceschini Papalio del 67, quindi sono quelli gli anni in cui si inizia a parlare di bene culturale per la prima volta, dobbiamo aspettare il 90 perché venga recepito nella normativa di tutela la parola bene culturale, perché sarà solo con un testo unico, di conseguenza c'è ancora molto, infatti si parla di bellezze di interesse per la particolare bellezza, insomma i termini sono quelli, e di conseguenza anche in queste descrizioni c'è molta genericità.
nonostante questo, come diceva, giustamente prima, gli input ci sono, perché per quanto alcuni sembrino anche ripetitivi, perché non so, sulle rive dei laghi sono più o meno sempre le stesse cose, però se uno va a leggere attentamente si accorge che già passando da un comune all'altro, non so, cambia la questione della vegetazione, cambia la questione, magari non sono più le ville ma sono i casolari, cioè ci sono delle piccole differenze e ci sono dei buoni input su cui lavorare per quella che è la famosa estinzione, che è il cascarasi, perché esplicitamente il piano paesaggistico, l'articolo 143, il codice dei beni culturali in riferimento alla tradizione del piano paesaggistico, chiede quella che in gergo si chiama la vestizione del tutto, ovvero vuol dire approfondire questi aspetti che sono banalmente indicati nel decreto ministeriale, cosa che peraltro si sta facendo anche sui luoghi comuni legati ai beni architettonici e ai beni culturali in senso stretto. Oggi non si prevede più un vincolo, una volta è il castello di Soiano, che oggi è ancora uguale perché nel mondo c'è così, cioè il castello di Soiano, e tu sei, dici dove inizia e dove finisce il castello, dentro o fuori nel mura, l'abito attorno che è sempre stato il suo parco di l'area di rispetto, è dentro e fuori, tutte queste, oggi ovviamente si esce con il castello di Soiano, comunque la perimetrazione, ma soprattutto con si può fare questo, si può fare quello, si può fare quest'altro, si può fare conservazione, cioè ci sono le famose prescrizioni di uso. Questo tipo di impostazione viene chiesta anche ai decreti di tutela paesaggistici. Però è chiaro che cosa corrisponde? Corrisponde fondamentalmente a redigere per ciascuno di questi decreti un micro piano paesaggistico. Quando lasciamo perdere, come diceva giustamente Rezza, i casi, non so, le ville, i giardini, dove nel momento in cui stai lavorando sul parco della villa è tipologicamente individuabile, riferibile, quindi puoi dare una serie di istruzioni, ma sui territori, quando invece il decreto ministeriale dice il comune di piuttosto che la porzione di collina, eccetera, e quindi è un ambito territoriale, di fatto la vestizione vuol dire redigere un proprio piano paesaggistico. Questo ovviamente è il grande sforzo di tutte le regioni stanno. Paradossalmente ci sono regioni che sono riuscite invece a fare questa cosa, relativamente anche su parecchi decreti, e poi si sono arenati su altro, perché ci sono regioni che in 2-3 anni si sono vestiti 300 decreti di tutela, però poi sulle prescrizioni di uso, cioè sulla prima parte che era la costruzione del paesaggio, eccetera, cioè sono state anche abbastanza veloci, ma poi sono in crisi sul discorso delle prescrizioni di uso. Però diciamo che questo è un modo cruciale. Un modo cruciale rispetto a quello che sta facendo la regione, ovviamente, è il tentativo di trovare delle dinamiche di gestione delle quantità, che devono però